Con quali aspetti del metodo autobiografico sull'intelligenza emotiva entro più in risonanza? Beh, diversi, sicuramente. Il primo che mi viene in mente, guardando proprio anche a livello di sensibilità, di quello che ho provato leggendo, seguendo il corso sul web, è sicuramente il capitolo che riguarda l'autoritratto. E mi ha molto emozionato il ritratto che viene preso come esempio della ragazza con gli occhi chiusi, con dei frammenti di un certo colore poi sulla parte diciamo sinistra del foglio, ma non tanto diciamo per il valore artistico, comunque era un bel disegno senz'altro, tanto per il grado di intimità che ho avvertito leggendo, guardando appunto l'opera, il disegno effettuato dalla persona. E questo mi fa intuire di quanto siano profondi questi lavori, di come venga utilizzato il mezzo creativo per entrare appunto nelle parti più intime di se stessi. E la cosa che mi emoziona assolutamente di più, la cosa che mi ha fatto scegliere appunto l'arte terapia, vabbè, nel mio caso la teatro terapia, ma siamo sempre lì, voglio dire, proprio il fatto di come utilizzare il mezzo creativo non, diciamo, a fini prettamente artistici, se vogliamo anche estetici, ma a fini proprio personali, quindi di terapia, che forse è il motivo per il quale è nata proprio l'arte, forse è nata per capire il mondo, per capire se stessi e non tanto per esibirsi, no? E quindi forse l'esibizione è poi un deragliamento del vero motivo per il quale esiste l'arte o l'uomo ha creato l'arte. Comunque, al di là, diciamo, di questa dissertazione artistica, il grado di sensibilità, il grado di intimità che si arriva a raggiungere attraverso questa tipologia di lavori, e anche nel capitolo che viene dopo, cioè nome, crocevia, stanza, aneddoto, è più o meno la stessa cosa, dove è come se si desse un perché alla propria esistenza, come se si cercasse di unire dei frammenti di se stessi che non fanno altro che, da questo punto di vista, entro già, diciamo, nel secondo quesito della verifica finale, che è appunto come questa metodologia può potenziare l'intelligenza emotiva, no? Beh, sicuramente l'autoconsapevolezza, quindi il fatto di unire questi puntini, il nome, crocevia, la stanza, l'aneddoto per smorzare poi per tutto, un momento catartico, beh, è un modo di conoscersi, è un modo di vedere attraverso, diciamo, una stimolazione esterna cosa il nostro inconscio tira fuori. E anche questa è una cosa, secondo me, molto, molto emozionante, molto intima, che rimane forse sola con se stessi, no? Cioè, uno si ritrova di fronte a ciò che ha fatto come se si trovasse di fronte ad uno specchio che non è tanto lo specchio normale, ma è lo specchio che va a riflettere ciò che abbiamo dentro in profondità. E questa è una cosa che mi emoziona tantissimo. E mi piacerebbe riuscire attraverso appunto l'arte terapia a aiutare gli altri e sicuramente trovare degli spunti anche per me stesso. E poi possibili contesti applicativi. Beh, possibili contesti applicativi me ne viene chiaramente uno subito alla mente che credo che sia anche piuttosto scontato, però chiaramente all'interno delle scuole capire che tipo di effetto può fare lavorare sull'intelligenza emotiva a scuola con i bambini quando in un'età così, diciamo, prematura, i bambini cominciano a prendere fiducia
in se stessi, fiducia nel loro modo di esprimersi, cominciano a trovare il loro modo di esprimersi, cominciano ad automotivarsi e sono tutte componenti dell'intelligenza emotiva, cominciano a rapportarsi agli altri in un modo costruttivo, in un modo fantasioso, in un modo creativo. E quindi questo è, credo, l'aspetto, uno degli aspetti più belli, no? di questo tipo di lavoro. E quindi a livello di contesto la scuola sicuramente la fa da padrona, così come tanti altri contesti dove gruppali, appunto, dove si può intervenire su un gruppo, quindi in aziende, in associazioni culturali, dove solitamente si fanno pratiche olistiche anche, no? Si possono proporre dei laboratori di arte terapia. E quindi, come contesti applicativi, ecco, vedrei quei contesti dove è facile che ci sia chiaramente da parte dell'utente un interesse importante, insomma, un interesse alto a sviluppare appunto l'intelligenza emotiva nei partecipanti. Quindi, ripeto, nelle scuole, al di là delle scuole elementari, qualsiasi tipo di scuola, perché proprio il concetto di scuola di per sé si apre comunque a questo tipo di lavori. E poi, ripeto, nelle aziende, dove anche interesse delle aziende fare in modo che l'ambiente lavorativo sia creativo, sia cordiale, pieno di motivazioni, di obiettivi chiari da raggiungere, dove i rapporti fra colleghi siano, non dico proprio idilliaci, ma che siano, insomma, con un obiettivo comune, che siano anche capaci i colleghi fra di loro di capire quando è la giornata no, per esempio, di un collega, e quindi quel giorno di non diciamo calcare troppo la mano. E contesti appunto come quelli che si aprono comunque alla volontà da parte dei partecipanti di fare un viaggio dentro se stessi, che sono appunto quelli dove appunto viene sviluppata, diciamo, una componente olistica, dove già, diciamo, per tipologia i partecipanti sarebbero predisposti appunto a lavorare su di sé. È tutto.